Buongiorno, rieccoci qui per un'altra ricettina velocissima, soprattutto, aspettate che sposto un attimo, eccola qua, così. Soprattutto oggi prepariamo di nuovo una ricetta con le pesche. Iniziano a trovarsi delle belle pesche e quindi perché non prepararla? Sempre semplice, ricordate che io faccio sempre ricette molto semplici. Allora, ho preparato ieri. Potete preparare anche un classico pan di Spagna, bianco, il cacao, come vi pare. Io invece ho preparato la torta al kefir. Avevo il kefir rimasto da altre cose e quindi ci ho preparato la torta. Dopo vedrete ovviamente la ricetta. Già raffreddata, la taglio a metà. Allora, con un bel coltello lungo, mi raccomando, per cercare di tagliarlo uniforme. Ecco qua. Io ho fatto una tortina da 20 cm di diametro, quindi per quello che mi servirà mi verranno due tortini. Farò dei tortini con crema di primatica alle pesche che ho già preparato ieri e appunto le basi della torta kefir. Piccola pasta, circolare, potete usare anche quelli rettangolari, come vi pare. E da ogni tortina ricaverete tre cerchi. Mettiamo, io non lo bagno anche perché la torta rimane veramente veramente umida dentro, quindi non ha bisogno di essere ulteriormente bagnata. La crema diplomatica alle pesche, già messa nella sacca da pasticcere. Mettiamo la crema sulla nostra base. Potete mettere come vi pare, nel senso che se volete potete farla con un coltello, con una cucchiaio. Io ho fatto con la sacca a pasticcere, almeno per renderla un pochino più scenografica, diciamo in questa maniera. Ricopriamo tutta la nostra base. Allora, qui pure, mi raccomando, sempre tanta fantasia. Io ci metterò un pochino di cioccolata. Le pesche già ci stanno nella crema, la utilizzerò per la decorazione finale. Quindi all'interno mettiamo un pochino di cioccolato. Avevo queste piccole codette, quindi quale cosa migliore? Poi sopra, ma credo che faremo solo da due, è molto meglio, se no vengono troppo troppo belli. Ecco qui, e continuiamo la nostra decorazione. Allora, quando avete tutti gli ingredienti a vostra disposizione sul piano del lavoro, il gioco è fatto ed è molto anche veloce, diciamo così. Ecco qui, guardate. Prendiamo le pesche, già lavate, durissime. Le ho trovate ieri a buon prezzo, allora ho detto perché non prenderle. Ne mettiamo un paio per depurare, perché in realtà il sapore già ci sta, quindi non è che ha bisogno di chissà che cosa. Un pochino di cioccolata. Le nostre tortine di torta kefir e crema diplomatica alle pesche con scaglie di cioccolato sono pronte. Buonissime, dopo ve lo dico, ma sicuramente le sono buone. Ieri già a cucchiaiate mi sono mangiata un po' di crema. E quindi ecco a voi. Buona giornata e alla prossima per un'altra video ricetta.